70 e i primi anni 80, la DC è stata effettivamente il partito italiano, non il partito della nazione, ma il partito per la nazione, che era il segno riconoscibile delle motivazioni di fondo della sua supremazia. Ce ne sono tante altre di ragioni, non tutte nobilissime, ma questa è quella appunto fondamentale. C'è ancora un passaggio sulla noia che mi preme sottolineare, perché è molto stimolante la provocazione di Follini, che dice che la noia sostanzialmente è pur sempre meglio dell'angoscia e che la noia è, come dire, un antidoto all'ansia. Quindi bisogna che la politica italiana sia meno angosciata e sia meno ansiogena, in quanto la noia sotto questa prospettiva ha una valenza maieutica positiva. Peraltro, nelle ultime pagine del libro, Follini, che si rende conto della provocazione che ha prodotto, si sforza di indicare una qualche antidoto a quello che lui definisce il destino della politica, quasi una condizione trascendentale della politica, quello di sfociare appunto nella noia, la noia della politica come destino. E qual è questo antidoto? Anche in relazione alla domanda che lei mi faceva. Beh, innanzitutto il primo impegno per ritrovare questa dimensione della coesione, del senso di una comune appartenenza, di un destino condiviso, è da parte del politico e della politica riempire lo scarto tra le aspettative e la realtà. Perché la realtà smentisce. Io, che poi vengo da una storia politica che ha subito le dure repliche della storia, che ha avuto uno sviluppo quale non mi ero immaginato, a maggior ragione sento questa responsabilità, cioè di un impegno a ritrovare il rapporto tra le aspettative e la realtà. E per far questo occorre, qui la lezione dei grandi, di Moro, Martinazzoli ritorna, di Berlinguer poi dirò, occorre ritrovare nella politica la dimensione della pazienza. Perché il tempo è una dimensione non della cronologia, ma della profondità. La politica ha bisogno di profondità, di scavo, non di accelerazioni improvvise. Marco chiude il suo libro evocando emozioni e sentimenti. Dice che le emozioni vengono da fuori, i sentimenti sono il frutto di una coltivazione di tipo interiore. E allora anch'io mi permetto molto sommessamente di dire qual è, a mio avviso, l'antidoto che sottrae la politica a questo suo destino di consumarsi e quindi di produrre noia, di consumare anche le novità più scintillanti, perché tra l'altro è bellissimo il passo in cui lui dice che la politica, che la noia non abita gli spazi immensi del mare e la luce abbagliante delle montagne d'estate. Qual è questo sentimento che va coltivato? È, a mio avviso, il sentimento della indignazione. È l'indignazione che ci riscatta dalla noia, soprattutto l'indignazione in un mondo, se lo guardiamo con uno sguardo planetario, che oggi produce e riproduce insopportabili diseguaglianze. Questo è. Perché Papa Francesco non è noioso? Perché affascina? Perché suggestiona? Perché ha uno sguardo planetario e denuncia il sistema delle disuguaglianze. Perché dico indignazione e non rabbia? Al di là del fatto che la rabbia è una malattia che prendiamo dagli animali, e l'uomo è sì un zoon politikon, ma la razionalità lo riscatta. L'indignazione è il risentimento morale da una parte e la razionalità dall'altra. Tre forme di indignazione mi hanno appassionato nella mia lunga biografia politica. Il principio di non appagamento di Aldo Moro, che è una forma di indignazione che scaturisce da una mozione profondamente cristiana. Quella indignazione che consente di relativizzare il potere e la politica. La seconda forma di indignazione è il risentimento morale, che costituisce la leva che contribuisce a dare un'anima alla politica, nella versione che Berlinguer appunto proponeva. E infine, per ritornare alla pazienza, l'indignazione di Martinazzoli, che scrive testualmente la pazienza di un'attesa,
che non è inerzia, non è rassegnazione, ma è pacata attitudine ordinatrice, così scrive Mino, una pacata attitudine ordinatrice. Compito della politica è di dare forma, di attribuire un ordine alle cose, alla gerarchia dei valori, alla scala delle rilevanze. Questo è il senso della politica. Perché altrimenti, badate bene, se non ci sarà questa indignazione, nel tempo delle disuguaglianze vincerà Sartre, che scriveva ribellarsi è giusto, vincerà Stefan Hassel, che scrive indignatevi, vince, tutti l'abbiamo visto, l'attimo fuggente, Robin Williams, che scrive osate cambiare, cercate strade nuove. E l'indignazione prenderà non, diciamo così, la strada mite ordinatrice, ma assumerà, diciamo così, una valenza apocalittica che ci travolgerà. Chiudo con un esempio. Che oggi ci sia questa domanda, al di là del carattere assolutamente discutibile della risposta, che ci sia una domanda di un ritorno alla politica che attribuisce un ordine, che plasma, che ha questo potere di plasmare, è dimostrato dal fatto che negli Stati Uniti o in Inghilterra il 65% dei giovani tra i 18 e i 40 anni votano per Sanders e per Corbyn. Cioè, votano per dei leader politici che si fanno carico perlomeno della denuncia delle disuguaglianze. Poi io mi considero un riformista, non sono mai stato un incendiario. Temo di diventarlo adesso da vecchio se vado avanti così. Però credo che dobbiamo mantenere questo irrinunciabile spirito e questa vocazione all'indignazione, altrimenti la noia ci sommergerà, non una risata, ma la noia. Questo richiamo alla dimensione della pazienza fa molto riflettere. È veramente il fattore tempo quello che oggi pesa sulla nostra politica, c'è la fretta di fare le cose, di non perdere tempo. Anna Maria Bernini, lei li vede dei germi, di qualche segnale che si possa costruire una politica un po' diversa, un po' forse meno superficiale, un po' più attenta ai contenuti, alle diseguaglianze e ai problemi della società che sono profondamente cambiati? Io voglio pensare di sì, anche perché altrimenti sarebbe inutile pestare terra politica se si ritenesse questa politica, questa parte della politica che noi abbiamo ritenuto e definito e descritto come patologica, ineludibile. Stavo pensando, mi ha interessato moltissimo quello che hanno detto sia Marco sia Paolo prima di me, e mi induce una riflessione. Io non so quando sia cominciato, ecco, forse Andrea, ritornando a quella descrizione per principi, così, questo carottaggio nella storia dal primo dopoguerra ad oggi, c'è una fase 93-94 in cui si innescano meccanismi che forse tu, Andrea, definiresti liberistici. Allora, questo liberismo, premetto, io vengo da una cultura, io mi chiamo Bernini, quindi figuriamoci se non celebro volentieri l'icona della Democrazia Cristiana, però personalmente ritengo di appartenere, diciamo, ad una cultura, ad un imprinting culturale di destra liberale, quindi non mi dispiace il mercato, non mi spaventa anche se con delle regole, però probabilmente la politica ha risentito troppo del principio della domanda e dell'offerta, ovvero il mondo è cambiato. E al mondo sono state proposte cose forti, immagini violente che per essere interessanti dovevano essere accattivanti sotto profili che probabilmente la sensibilità, il gusto, il gradimento di quelle figure politiche e degli elettori di quelle figure politiche della Prima Repubblica che abbiamo descritto non avrebbero mai potuto gradire. Diciamo che da un certo momento in poi una certa mitridatizzazione del gusto, della tolleranza, delle persone che si sono abituate ad avere una comunicazione multimediale, noi adesso diremmo multitasking, hanno influenzato il gusto di tutti noi. Io sono terrorizzata quando vedo un video dell'ISIS in cui vengono mozzate delle teste o in cui vengono uccisi dei bambini, in cui si vedono strisce di sangue che intridono la battigia.
Però tutto questo noi non lo possiamo considerare scisso dalla politica. I nostri elettori che guardano la televisione, vi prego di comprendere che certamente non penso che gli elettori che guardano la televisione vogliano vedere scene di così mostruosa violenza. Però certamente il livello di sopportazione e quindi anche il livello di attenzione, il livello di fuga dalla noia è diventato molto più alto. Voi vedete un talk. Se Paolo Corsini ed io ci confrontiamo civilmente, parlando dei motivi per cui a lui piace e a me non piace la riforma del processo penale, probabilmente indurremmo una sorta di sonno ipnotico in una buona parte dei nostri telespettatori, ammesso che lo facessimo alla televisione, senza nulla togliere né a Paolo Corsini né alla sottoscritta. Se invece cominciassimo a litigare con una certa veemenza, magari cercando di rimanere nei livelli di civiltà, susciteremmo maggiore interesse. Io questo ve lo dico perché abbiamo proprio un trend di picchi di ascolto, voi tutti lo sapete. Gli spettatori alzano il livello di attenzione se un po' di così granghignol comincia tra gli astanti. Se litigassimo furiosamente, magari Paolo Corsini si alzasse e mi tirasse una scarpata, raggiungeremmo il massimo degli ascolti. Allora, visto che nessuno di noi vuole accondiscendere così bovinamente al principio della domanda e dell'offerta, e certamente io, né tantomeno spero le persone con cui faccio politica, hanno intenzione di soddisfare questi gusti, la prima ricetta, il primo antidoto, che è quello che propone Marco Follini alla fine del libro, è certamente la normalizzazione. Ossia quello che lui chiama pazienza, perché il suo modo di descrivere la noia e di dare diverse sfumature alla noia è sempre in questo senso. Ritorniamo a un principio di buon senso e di realtà. Evitiamo di accondiscendere a delle suggestioni che, se seguite fino alle loro estreme conseguenze, non possono che portare a tutte quelle patologie che noi abbiamo fino adesso deprecato, anzi renderle ancora più gravi, ancora più patologiche, perché ovviamente il livello si alzerà sempre di più, il livello di sopportazione, di attenzione, quindi di interesse e quindi di fuga dalla noia si alzerà sempre di più. E poi un'altra cosa per me rappresenta un antidoto in cui io credo fortemente, recuperiamo la nostra storia. Recuperiamo le nostre radici, ciascuno prodomo propria, ognuno di noi ha un pantheon, ha dei lari, ha dei penati. La cosa che io noto ovunque, questo è un discorso che faccio in maniera assolutamente trasversale, vale per la Leopolda di Matteo Renzi, che non ha nessuna evocazione di tutto quello che veniva prima di lui, come per un congresso di Forza Italia, PDL o come, comunque lo vogliamo definire. Cerchiamo di recuperare quello che è venuto prima di noi senza avere la sensazione che noi siamo l'anno zero, che si viva una sorta di presentismo che dimentica tutto quello che è venuto prima di noi. È questa l'essenza della, come posso dire, consumazione furastica della politica, il fatto di non avere una storia. Se non abbiamo una storia, se non abbiamo un pantheon, se non abbiamo degli antenati culturali, politici, economici, sociali, non siamo interessanti se non per il tempo di un'emozione, che è quello che poi descrive Marco Follini nella fine del suo libro. Allora, per quanto mi riguarda, ma spero che questo sia un auspicio condiviso da una buona parte delle persone che insomma pestano insieme a me, insieme a noi, terra politica, cerchiamo di uscire dalla sindrome dell'emozione del momento, della sollecitazione di istinti che possono essere sollecitati molto facilmente da tutti noi, ma che non hanno radici e soprattutto che non hanno un futuro. E quindi in questo senso mi unisco volentieri all'auspicio che è stato, credo, di tutte le persone che mi hanno preceduto e che certamente Andrea, da par suo, declinerà secondo la sua sensibilità, di uscire dallo spettacolarismo e di rientrare in una dimensione di, come posso dire, coerenza e rispetto della propria storia. Anna Maria Bertini ci ha offerto degli spunti molto interessanti. La politica ha risentito troppo della dinamica della domanda e offerta, è un squarcio di luce estremamente interessante. E certo, non è facile cambiare verso, non è facile invertire una tendenza che è quella che ha portato
la politica negli ultimi anni in questa direzione. Qui viene fuori uno scontro in qualche modo tra una politica alta e un'antipolitica, ed è questa un po' la provocazione che consegno al ministro Orlando. E c'è la possibilità davvero, la vede lei questo spazio, perché è quello che ho chiesto un po' anche agli altri relatori, lo spazio per farsi capire dalla gente, perché poi la cosa difficile è mettersi in comunicazione. Per di più sono anche cambiati profondamente i mezzi di comunicazione, proprio il contesto che è diverso. Si vendono molto meno giornali, si vede meno TV, in compenso ci sono tutti gli strumenti offerti da internet, la possibilità di informarsi in un'altra maniera. Proprio la dieta mediatica degli italiani è profondamente cambiata e questa ha una influenza nelle due direzioni, sulla politica e viceversa. C'è uno spazio per fare qualche passo in avanti, per recuperare qualche posizione, o la via è segnata, Ministro? Ma intanto devo una risposta a Marco, perché mi ha fatto una domanda che tra l'altro mi pone anche in un certo dissenso con quello che diceva Paolo. Perché non è toccato a noi? Perché non abbiamo saputo? Perché nel frattempo non eravamo più la stessa cosa. Mi spiego. Perché nel frattempo c'è stato il Berlinguer della diversità, che risponde alla fine del compromesso storico con una risposta eticistica. Poi c'è la conquista da parte dell'azionismo, di ciò che restava dell'azionismo, diventa egemone nella cultura della sinistra italiana. Cioè, in sostanza, la dimensione popolare della sinistra italiana, che è anche una dimensione che comprende l'importanza del compromesso, viene spazzata via negli anni 90. Finisce, diciamo così, la lezione di Togliatti, finisce la lezione di Di Vittorio e si afferma un neoradicalismo. Finisce anche la lezione di Berlinguer della solidarietà nazionale e si afferma un neoradicalismo che non è in grado di unire, non è in grado di unire. E non è in grado di unire anche per un'altra ragione, non è neanche costretto a ricercare delle ricette per unire, perché alla fine rimuove il conflitto sociale. Alla fine pensa che crede veramente che la storia sia finita, che la lotta di classe si sia esaurita e che il punto fondamentale è solo innovare le istituzioni democratiche, dare efficienza alle istituzioni democratiche, secondo un'impostazione che è tipicamente liberale radicale, no? E questo toglie quel senso della ricerca della cucitura che sì, è stata democristiana ma è stata anche comunista. È stata anche comunista, perché basta leggere Cettimedi, Emilia Rossa, basta porsi il problema perché i commercianti toscani votavano per il Partito Comunista, perché un pezzo della borghesia italiana votava per il Partito Comunista, per capire che dentro c'era quella cultura che ricercava l'unità. Cioè, noi siamo arrivati a dire: se avremo il 51% non governeremo. Siamo arrivati a dire questo, che dal punto di vista della ricerca dell'unità è il massimo possibile e immaginabile. Quindi quando crolla la Democrazia Cristiana, dall'altra parte non c'è più il soggetto che aveva unificato l'altro pezzo d'Italia. C'è
un incrocio di culture politiche in cui quella, diciamo così, del riformismo comunista, perché c'è stato un riformismo comunista, è sostanzialmente minoritaria. Io ricordo la marginalizzazione all'epoca di Napolitano, di Macaluso, perché portatori di una cultura politica che ancora aveva una continuità in qualche modo con la tradizione togliattiana. E in questo io penso si ponga il tema dell'oggi. So che Marco ama molto Shakespeare, in una delle sue ultime opere, che è La Tempesta, a un certo punto Prospero, il mago Prospero, che è stato duca di Milano, racconta alla figlia Miranda, che è diventata grande, gli intrighi che l'hanno portata alla sua rovina e poi alla rovina dei suoi avversari. E questa ragazza a un certo punto non segue più il ragionamento perché si annoia, perché è un racconto semplicemente del potere. Il potere raccontato in quanto tale è sempre uguale e non è particolarmente interessante. Io non sono riuscito a vedere una puntata di House of Cards, perché, almeno personalmente, perché la trovo per tante ragioni, ma non ultima, perché è il racconto di un eterno ritorno, insomma, di cose che abbiamo sempre. Quando è che il potere diventa interessante, la politica diventa interessante? Quando si salda con delle domande di carattere reale, quando parla delle questioni di chi ti sta a sentire, quando si offre come strumento attraverso il quale il potere e anche gli intrighi e anche gli elementi più deteriori comunque sono funzionali a dare una risposta alle domande che provengono dalla società. Paolo, l'indignazione va bene per quelli che hanno risolto i loro problemi. Il problema è dare una prospettiva di riscatto. Il Papa si può anche solo indignare, noi abbiamo un compito diverso, che è quello di individuare anche una strategia precisa attraverso la quale si realizza il riscatto dei pezzi di società che oggi si sono allontanati dalla politica. Io lo dico perché quando parlo della fine di una cultura di cui ho grande rimpianto, ci metto da una parte sicuramente l'iperliderismo di Renzi, ma anche ormai una deriva massimalista che ha preso un pezzo della sinistra. Ora Paolo si offenderà, ma insomma che non c'entra niente con la nostra storia. Noi siamo sempre stati quelli che hanno cercato il compromesso. Lo abbiamo magari negato in pubblico, ma abbiamo sempre cercato il compromesso. Noi siamo stati quelli che hanno fatto la riforma sanitaria e l'abbiamo voluta, andavamo a fare le manifestazioni per la riforma sanitaria, poi non l'abbiamo votata perché non era abbastanza rispetto a quello che avevamo chiesto, ma l'abbiamo scritta insieme ai democristiani. Noi siamo quelli che facevano le battaglie per le case popolari, poi le hanno fatte i democristiani le case popolari, ma noi abbiamo sempre dato uno sbocco all'indignazione. Abbiamo dato uno sbocco a un'indignazione, non abbiamo fatto una testimonianza dell'indignazione, perché una politica così è una politica, sì, più genuina, più autentica, più piena di verità, di una politica che in qualche modo racconta 100.000 volte in 1.000 giorni.